paura. In cielo trema già l'ultima stella, e una chitarra suona nella sera. Per una mamma che senza voce canta per noi. Figli miei, vita mia, i giorni che ho passato ad aspettare. Figli miei, vita mia, ricordi amari chiusi in fondo al cuore. Sentire il vento che si sveglia all'improvviso. Trovarsi soli, aver nel cuore tanta voglia di morire. A voi, figli miei, vita mia, cercare una speranza ed aspettare. Bene, allora io vi lascio. Scusatemi, ma approfitto del bel tempo. Ci vediamo. A stasera. A più tardi, amore. Mamma, si è sfogato con te? Sì, pensa che ci siano dei cambiamenti in te, Olga. In me? Mm-hmm. Via, figlia mia. Tu e il tuo amore siete sempre così variabili. Pensi che gli altri non se ne accorgano? Ah, quello che mi interessa adesso è sapere se hai preso l'appuntamento con quel sì, medico. Sì, è naturale. Successo, mamma. Il mio mamma, dito. Che cos'è? Mi sono ferita al dito. Santo cielo, santo. Pedro, andiamo santo subito al pronto soccorso. Corriamo. Dai, muoviti, Pedro. Mi metto subito qualcosa da su, vieni, un momento, un momento. Ecco, siediti. Tieni il dito così. Su, ti prego, così. Mario, non stringere. Non lo piegare, coraggio. Da brava, sì. Mario, l'ago è passato dall'altra parte. Che dolore. Calmati, calmati, mamma. Adesso andiamo al pronto soccorso, dai. Su, tienilo così, guarda. Come va, mamma? È tutto a posto? Sì, va tutto bene, sì. Ti hanno fatto molto male? Beh, sì, un po' sì, ma non ha molta importanza adesso. Ma come non ha importanza? È importantissimo, mamma. Ti hanno messo dei punti? Sì, glieli hanno messi, ma è andato tutto bene. Le hanno fatto un'iniezione per diminuire il dolore e ora ha un po' di sonno. Vieni, andiamo a casa, mamma? Così potrai dormire un po'. Adesso devo aspettare la risposta. Non so che altro potrei fare. Sì, ma non c'è bisogno che ti nervosisci per questo. E se vuoi saperlo, mamma, a me non è piaciuta la faccia di quel medico. Perché? Ma non lo so. Per favore, Olga, cerca di controllarti un po'. E sarebbe meglio che evitassi qualsiasi commento in presenza di Andrea.
perché potresti creargli aspettative false. Sì, mamma, avevo già pensato a questo. E un'altra cosa. Voi due avete già parlato circa l'eventualità di mettere al mondo un figlio? Non ne abbiamo parlato nemmeno una volta. Ma tu la desideri questa gravidanza, vero? Certamente. Bisogna vedere se Andrea è contento di essere padre, però. Già. Chissà dove sarà andato. Oh, Olga, per favore non ricominciare. Che c'è, mamma? È appena uscito per cenare e tu ti immagini chissà quali cose. No, non è per questo, mamma. Stavo pensando che forse era meglio se andavo con lui. Ma se non ti sei sentita bene? Beh, questo è vero. Stai un po' meglio adesso? Un po', sì. Ma sono completamente priva di appetito. Beh, il medico mi ha detto che il risultato di quelle analisi si saprà fra 24 ore. Sì, proprio così. Ah, e domani bisognerà inventarsi un'altra scusa per passare al laboratorio. E se volesse venire con noi? Salve, tutte e due qui? Mm-hmm. Tutto bene? Ottimamente. E vi è piaciuta la sfilata? Ah, è stata una meraviglia. Bene. Allora, Olga, ti chiedo di uscire in mia compagnia domani. Io? Già, e andremo a vedere le fontane di Roma, o meglio, le più belle fontane della città. Beh, se proprio ci tieni tanto, André. Certo che ci tengo. Ascolta, André, mi scuserai, ma io ho già fatto questo itinerario turistico per Roma una decina di volte. Non mi va. Ma come, mamma? Ci lasci uscire così, da soli? Certo, vi divertirete lo stesso. Ti regalerò delle monetine e le getterai per conto mio nella fontana di Trevi. Ma tu vieni con me, Olga. Certo che vengo, ci mancherebbe altro. Ti ringrazio molto. Ma tu, mamma? Oh, non preoccuparti, Olga, so già quello che devo fare. Bene, io me ne vado a letto che si è fatto tardi. Buon riposo. Buonanotte. Buonanotte. Lo so, mamma, ma adesso cerca di riposare un po'. Sì, figliolo. Si è addormentata? Sì, dorme. Continua a farle male, vero? Pedro, ti rendi conto di che cosa sta succedendo alla mamma? Lo so, Mario, è molto stanca. Io credo che non sia questo. E che cos'ha? La mamma ha una cataratta in tutte e due gli occhi. E non c'è più speranza, Pedro. Ma se non mi ha detto niente? Ma lo so bene, Pedro. Perché la mamma ha cercato di nasconderlo sempre a tutti, hai capito? Adesso mi spiego perché ha rovesciato il caffè l'altro giorno. Esattamente. E non è successo una volta sola, Pedro. Ascoltami. Mi ero messo in cucina a studiare quando è arrivata una signora, una certa Teresa. Sì. Era venuta a reclamare. E per cosa? Per un lavoro che mamma le aveva appena consegnato, per un vestito che doveva mettere per la laurea del figlio. Ah. E quando se n'è andata, mamma ha cercato di convincermi in tutti i modi che si era sbagliata nel prendere le misure. Le misure, sì, ecco.
Tu non immagini com'era ridotto quel vestito. Vuoi dirmi che non riesce più a vedere niente? No, Pedro. Mi ha semplicemente spiegato che uno sbaglio come il suo era lecito e che soprattutto poteva capitare a qualsiasi persona che lavora. E poi vuoi sapere cosa ha fatto, Pedro? Cosa? Ha cominciato ad accarezzarmi piano il viso come se avesse voluto esaminare bene i miei lineamenti. Mario, lei ha fatto la medesima cosa con me, santo cielo. Dici davvero, Pedro? Sì, mentre parlavi mi è tornato in mente. Mi sono ricordato che mi passava la mano sulla faccia accarezzandomi lentamente. Allora è per questo, Pedro. È per questo, la sua vista si è abbassata e ci vede sempre meno. E malgrado tutto questo ha continuato a lavorare, Mario. È vero, Pedro. E adesso che lo sappiamo, è facile immaginare il motivo per cui l'hanno licenziata da quel dannato laboratorio. Perché lei sbagliava tutto, tutto, Pedro. Oh, povera mamma, ma guarda tu che cosa le doveva capitare. Mi venga un accidente se le permetterò ancora di lavorare. Non sentirò più ragioni, io voglio trovarmi un lavoro, anche se mi costerà caro, hai capito? Ma che intendi fare, Mario? Ah, smetterò definitivamente di studiare. Voglio trovarmi un lavoro, non posso continuare a rimanere passivo. Mi vergogno, Pedro, hai capito? Mi vergogno. Ma che diavolo vorresti fare, Mario? Non lo so, ma qualcosa dovrò pur fare. Questa settimana stessa mi troverò un impiego, va bene? Ma se smetterai di studiare darai alla mamma un altro grande dispiacere. Allora trovamela tu una soluzione. Non lo so, Mario, non lo so. Io sì, bisogna lavorare, io ho solo bisogno di lavorare. Ma dai, smettila, non prendertela così. Tanto la colpa non è mica tua, Mario. Pedro, è mai possibile che io non riesca a trovare un lavoretto per me? Sì, d'accordo, ma prima di prendere qualsiasi decisione sarà meglio pensarci su due volte. Lavorando avrò la possibilità di portare qualche soldo a casa. Così non può più andare, hai visto? Hai visto cosa è successo oggi? Hai visto, Pedro? Con il dito ridotto in quella maniera, la mamma non potrà più lavorare, non potrà più, Pedro. Non riesce nemmeno a sbrigare le faccende di casa, no? Pedro. Dimmi, Mario. E Mimo? Che cos'ha Mimo? Senti, Pedro, per caso sai tra quanti giorni tornerà a casa? Non lo so, nelle cartoline che ha mandato non parla mai di una data precisa. Ma perché? Beh, non saprei. Potrebbe darsi, è solo un'ipotesi. Non credi che se per caso noi gli chiedessimo dei soldi, lui ce li darebbe? Ne dubito, Mario. Dici proprio di no, eh? Non ne sono sicuro, ma ne dubito fortemente. E allora, mamma? Dove sta Andre? È rimasto di sotto. Ci sei andata? Sì, certo. Allora, mamma, dove sono i risultati dell'esame? Eccoli qui. Oh. E tu li hai già visti? Beh, come pensavamo, era un falso allarme. E allora che cos'era quel disturbo che sentivo, quella nausea? Il medico mi ha detto che quel malessere è stato provocato da un problema epatico. Fegato? Già. Che meraviglia, no? Beh, tu lo sapevi che queste cose succedono? Sì, mamma, me ne rendo conto, ma... Beh, forse è meglio non aver detto niente a Andrea. Sì. Già mi immagino cosa sarebbe accaduto per questo falso allarme. Sì, sarebbe stato molto spiacevole. Già. Mamma. Che c'è? Il medico potrebbe aver sbagliato nel fare l'esame, no? Sì, non sarebbe certo la prima volta che un medico si sbaglia diagnosticando un risultato. Certo, certo, in realtà questo può anche capitare. Allora, non disperiamo. Beh, senti, c'è anche un'altra cosa che bisogna che tu sappia, Olga. A proposito dell'esame? Già.
Perché c'è qualche altra cosa? Sì. Parla chiaro, mamma. Olga, figlia mia. Io... Parla, mamma. Quel dottore... dice che non potrai mai diventare madre. Mamma. Io... non glielo avevo neanche chiesta una simile informazione, ma... il medico ha voluto parlarmi. Questo medico è un ciarlatano, mamma. Calma, figlia mia. Te lo dico io. Comunque non c'è problema. Quando saremo in Brasile, consulterò subito il nostro medico. Olga, per favore. E allora saprò qual è la verità. Cerca di calmarti adesso, Olga, per favore. Sai che così non risolvi niente. Mamma, mi pare di averlo già detto, che non mi fidavo per niente della faccia di quel medico, per Ho niente. Ho capito, ma adesso cerca di controllarti. Te l'ho detto che quello era un impostore. Agitarti così non serve a niente. Lo so, mamma, ma che cosa vuoi che faccia? Cioè, resti calma. Torno in camera mia, non ce la faccio più. Che è successo, Olga? Niente. Come niente, se stavi tanto bene pochi minuti fa. Te l'ho già detto, Andrea, niente. Vattene, per favore, lasciami un po' da sola. Me ne vado. Ma almeno dimmi che è successo. Non mi è successo niente. Come no, Olga? Stai piangendo e sei in uno stato. Non lo sai che ogni tanto mi viene da piangere senza nessun motivo? Sì, lo so, ma... Per favore, André, voglio rimanere da sola. Vattene via, vattene via! Bene, ho qualche novità. Di che si tratta? Il signor Ruffo ha trovato un buon lavoretto per te. Credo che ti piacerà molto. È una cosa facile, 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 facile. Dici sul serio? Mm-hmm. Certo, Mario. Ho capito. Domani te ne parlerà il signor Ruffo. Bene, grazie. Guarda. È qui dentro quello che mi hai chiesto. Non c'è bisogno che io firmi qualche ricevuta. Ah, no, nessuna firma, Mario. A noi basta la tua parola. D'accordo, Zé. Ti ringrazio moltissimo. Sono riconoscente. La ringrazio. Prego, signore. Ha notato, signora Yara, come... come Olga continua ad essere instabile. Non ho potuto neanche sapere cosa le è successo. Si è rifiutata persino di parlarmi, pregandomi di andar via. E adesso è rimasta su da sola. André. Sì, signora Yara. Ogni volta di più io mi sento portata a credere in te, André. La ringrazio molto per la fiducia. Se tu ami davvero Olga, devi cercare di aiutarla. Lei la conosce quella famosa storia del malato che va dal medico? No. Quando il malato decide di andarci, metà della cura l'ha già fatta. Come posso aiutare Olga se lei non si lascia aiutare? No, non è come pensi tu, André. Io credo di avere una spiegazione per lo stato d'animo in cui Olga si trova adesso. Sul serio? Sì. André, ti sei mai sorpreso a pensare di diventare padre? Io padre? Sì.
Perché Olga aspetta un figlio? No. Pensava di essere incinta, ma siamo state dal medico e lui ha detto di no. Ma credo non abbia importanza. Per fare un figlio ci resta ancora molto tempo. Ma allora è per questo che Olga è nervosa. In fin dei conti siamo sposati da poco. Comunque trovo parecchio strano che mi abbia chiesto se ho mai pensato di diventare padre. Sì, lo è. In ogni caso, credo che se un giorno avessi un figlio, mi piacerebbe che Olga si comportasse con lui come mia madre ha fatto con tutti noi. E cioè? Sai una cosa? Io ho sempre sentito dire da mia madre che nessuno chiede mai di nascere. E per questo un padre deve avere ogni considerazione per i suoi figli. E inoltre deve cercare di soddisfare le sue volontà. Ma allo stesso tempo deve prepararlo ad affrontare il mondo. Poiché nessuno può indovinare come sarà la sua vita. Un pizzico di durezza non gli farà male. Mia madre ha sempre dimostrato ai miei fratelli e anche a me che tutto quello che faceva lo faceva per noi. André. Senza mai dare segni di cedimento in nessun momento. André. Mi dica, signora Yara. Olga non è soltanto nervosa perché non è incinta. No. No. Esiste qualche altro motivo? Sì. E perché? Cos'è successo? Mamma, ti fa male? No, figlio mio, quasi per niente. Bene, mamma. Adesso lo facciamo ben bene. E poi, se senti ancora un po' di dolore, ti darò una medicina miracolosa. D'accordo, figlio. Non sentirai più nessun dolore, sai? Bene. Ecco. È permesso, Lucia? Entra, Yara, accomodati. Ti ringrazio. Oh, povera Lucia, come sta il tuo dito, eh? Va molto bene. E ti fa tanto male? No, adesso molto di meno. Devi scusarmi, Lucia, sono venuta qui solo perché ho un messaggio da parte di Matilde. Ah, Matilde. Sì, mi ha telefonato perché voleva parlarti e io le ho risposto che ti eri fatta male al dito. Ah, grazie. Ti devo riferire che domani verrà a trovarti. Ah, che bello. Beh, mi pare di aver detto tutto, allora ci vediamo, eh? Ma Yandira, resta qui un altro po'. Oh, Lucia, mi dispiace tanto, non posso, scusami. L'ambasciata te l'ho fatta, ma adesso ho da fare un mucchio di lavoro in casa, tu mi capisci? Bene, ciao, ciao Mario. Ci vediamo. Ciao. Fatto. E adesso che ti ho fasciato il dito per bene, tieni il braccio fermo e al collo. E inoltre cerca di non muoverlo in nessun modo e di non farci niente, d'accordo? D'accordo, Mario. Mamma. Guarda che cos'ho. Sono che per cos'è? Te. Che cos'è? Sono soldi, mamma. Lo so, ma dove sei andato a procurarteli? Lavorando, mamma. Ah, Mario, non vorrai lasciare gli studi? Ma che dici? Certo che no, mamma. Questo è soltanto un lavoretto a termine. Ah, oh, figlio mio. Ma quanto c'è qui? 50.000, mamma. Quanti? 50. Mio Dio. Oh, figliolo, non potevi farmi una sorpresa più grande di questa? Sei davvero un tesoro. Bene, allora adesso non devi pensare a lavorare, va bene, mamma?